L'invecchiamento della popolazione e la deindustrializzazione stanno avvenendo oggi in altre parti del paese. La regione è un bivio. Può sperare che qualche impresa grande e molto innovativa decida di stabilirsi nel suo territorio. Oppure può darsi da fare. Conti da qualche consiglio. Il primo è di smetterla con gli aiuti a pioggia. Sono in molti, scrive l'economista, a credere che, poiché le microimprese sono responsabili della quota maggiore di occupazione, siano le principali creatrici di posti di lavoro o comunque il motore dell'economia italiana. Ma si dimentica che la creazione netta di nuovi posti di lavoro crea meno distruzione. È in larga parte dovuta alle imprese giovani e dinamiche, che nascono piccole e non alle imprese piccole in generale. Sono loro e non tutta la categoria delle microimprese che vanno aiutate. Il settore turistico crea posti poco stabili, mal pagati e a bassa produttività. Fuori dal declino. Ripetiamo per noi queste tabelle, sono ARPU. Ve le riportiamo solo per dovere di cronaca. Tutto qui. Crescita della produttività del lavoro, le tecnologie digitali nelle imprese. Scusate, eravamo completamente fuori squadra. Dimensione media dell'impresa. Addetti. 7,23 milioni di presenze di stranieri in Liguria nel 2023, un aumento del 9,41% sul 2022. 2,17 miliardi la spesa stimata dalla Banca d'Italia, in calo del 7,1% rispetto al 2022. 51,7 miliardi la spesa degli stranieri in Italia nel 2023, in crescita del 16,8%. Poi, Maurizio Conti, professore di economia politica all'Università di Genova. Basta con i fondi a pioggia alle piccole imprese. Occorre finanziare solo le imprese giovani e dinamiche. Raffaella Di Donato, direttrice Banca d'Italia a Genova. Nell'industria c'è stata un'invarianza della produzione, il fatturato ha mostrato un leggero calo. Calacci, GIL, settore da governare meglio, così si perdono opportunità di crescita. Sempre più stranieri, ma spendono meno. Sartori, effetto di stagionalizzazione. Il caso di Alessandro Parmesino, Genova. Sorpresa, i turisti stranieri aumentano, ma l'indotto cala. Il dato è relativo alla Liguria, lo ha riportato uno studio Banca d'Italia, Eurosistema. Focalizzato proprio sul settore del turismo straniero in Italia. Secondo quanto rilevato, nel 2023 pernottamenti dei visitatori d'oltre confine in Italia sono aumentati da quasi 357 milioni a poco meno di 388, con un aumento dell'8,7%. E australiani, più 157%, ma questo l'avevamo già letto, cazzo. Sembrava. Pagina 4 e pagina 5.
Lavoro e diritti. Vertice tra Calderone e la Lollobrigida con sindacati e associazioni delle imprese agricole. Questa si chiama come l'attrice, Lollobrigida. Sul tavolo l'inasprimento delle sanzioni, i provvedimenti annunciati non soddisfano la CGIL. Ora è guerra al caporalato, giro di vite sui controlli. Si tratta sui flussi e click day. Chi mortifica il lavoro mette a repentaglio le vite e fa male all'agricoltura. Marina Calderone, ministra del lavoro. La morte di Singh è un'opera di un criminale. È opera di un criminale, scusate, da punire con massima severità. Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura. Il caso di Piero Baroni a Roma. Lo scopo di tutti è dichiarare guerra al caporalato e di intensificare le azioni a contrasto di un sistema che mortifica il lavoro. Mette a repentaglio le vite umane e non fa crescere certo un comparto strategico come l'agricoltura, annuncia la ministra del lavoro Marina Calderone al termine dell'incontro con sindacati ed associazioni datoriali, convocato a tambur battente assieme al collega dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Dopo la tragica morte di Satnam Singh, abbracciato indiano abbandonato senza un braccio davanti a casa del proprietario dell'azienda di Latina dove lavorava in nero, il governo prepara, promette un giro di vite sui controlli e non esclude nemmeno di poter intervenire sul decreto flussi e sulle procedure che regolano l'ingresso di immigrati stagionali, già finite al mirino di Giorgia Meloni, che nelle passate settimane ha presentato un'esposta alla Procura Nazionale Antimafia, puntando il dito contro l'infiltrazione della criminalità organizzata. Scusate, stavo guardando una cosa. Da subito, come ha spiegato in conferenza stampa la ministra del lavoro, il governo intende intensificare i controlli che in un'ottica di lungo periodo aumenteremo del 100% rispetto agli anni scorsi. Quindi vuole aumentare anche il numero delle assunzioni degli ispettori previste quest'anno mentre sono stati già banditi concorsi su base regionale per contrastare in maniera più efficace il caporalato. Calderone punta poi a potenziare la rete agricola di qualità, perché il contrasto passa anche dal sostegno di chi gestisce regolarmente le proprie aziende. E da utilizzare meglio le banche, i dati di INPS, INAIL e Carabinieri. Scusate, e a utilizzare meglio le banche, i dati di INPS, INAIL e Carabinieri. Si ragiona anche sulla possibilità di inasprire ulteriormente le norme contro il caporalato, peraltro già rafforzate negli ultimi mesi con l'introduzione del reato di sollecitazione illecita di manodopera, che per ora prevede l'arresto sino ad 1 mese del somministratore e dell'utilizzatore ed un'ammenda di 60 euro al giorno per ogni laboratorio coinvolto legalmente. Secondo la Lollobrigida, la morte di Satnam Singh è opera di un criminale che va punito con la massima severità, evitando però di colpevolizzare l'intero comparto. Il ministro concorda sull'esigenza di introdurre una stretta e per questo ha annunciato che il tavolo con associazioni e sindacati del settore resterà aperto per verificare nelle prossime ore la possibilità di recepire nel decreto agricoltura attualmente all'esame del Senato alcune delle istanze delle parti sociali. Il governo si sarebbe detto disposto a rivedere il decreto flussi.
imprese, a partire da Coldiretti, che sollecita anche il rispetto dei tempi di ingresso, e Confagricoltura, che invoca tolleranza zero contro i caporali, chiedono di abolire il click day. Per i sindacati, invece, come spiega il segretario generale della UILA, Erika Mamuccari, andrebbero previsti permessi di soggiorno più ampi ed andrebbero rivisti i limiti legati alla conversione dei contratti termine. Rispetto alle 80.000 richieste di permessi avanzate dalle imprese, il tetto di 6.300 unità previsto per quest'anno è troppo basso, sottolinea la sindacalista. Se ci sono aziende oneste e sane che rispettano i contratti e vogliono assumere, bisogna dar loro la possibilità di assumere senza porre tetti e divieti. E veti, scusate. Più in generale, poi, potrebbero essere introdotti controlli a tappeto e magari anche preventivi sulle imprese che partecipano al click day per verificare se la richiesta di manodopera straniera poi corrisponde o meno a un vero contratto di lavoro. Tema sollevato nel corso dell'incontro anche il presidente di CIE Agricoltori Italiani, Cristiano Fini. Secondo il quale bisognerebbe creare una blacklist per impedire a questi soggetti di presentare le altre istanze per almeno 3 anni. Molti critici sulle mosse e i ritardi del governo PD e 5 Stelle. Insoddisfatta per l'incontro di ieri alla CGIL. Dal summit sono arrivate per lo più promesse, ma se non si affronta il problema alla radice, cancellando leggi come la Bossi-Fini, si va poco lontano, segnala Davide Fiatti, scusate, della FLAI. In piazza intanto i sindacalisti si presentano divisi. La CGIL, per ricordare Satnam Singh, manifestò oggi alle 17 a Latina, assieme a PD, 5 Stelle e AVS. CISL e UIL lo faranno invece martedì, partecipando all'iniziativa organizzata dalla comunità indiana. Questa dovrebbe essere un'unica foto. Dovrebbe, perché guardate che casino. La protesta dei lavoratori, la manifestazione di ieri contro lo sfruttamento nei campi agricoli in Italia. Il commento: immigrati, il governo procede al zigzag di Marcello Sorgi. Il vertice di ministri è seguito ieri alla morte di Satnam Singh, l'immigrato irregolare morto per mancanza di soccorso dopo un grave infortunio sul lavoro, un lavoro ovviamente prestato senza nessuna garanzia, da clandestino a 4 euro l'ora. Non è servito a risolvere il problema dei migranti arruolati in impieghi stagionali in agricoltura con PEG da fame. Semmai ha raggiunto l'obiettivo opposto: dimostrare i limiti delle politiche del governo in fatto di immigrazione e il mancato funzionamento delle leggi. L'ultima è il decreto Cutro, dopo il naufragio con centinaia di morti del 23 febbraio dell'anno scorso, davanti alle coste calabresi, simile in tutto e per tutto a quello che si è ripetuto la settimana scorsa nel mare di Roccella Ionica. Il governo, insomma, oscilla tra la politica delle facce feroci. Scusate, il governo, insomma, oscilla tra la politica della faccia feroce, culminata nell'operazione Albania, la costruzione di 2 centri di permanenza dove verrebbero inviati i clandestini dall'Italia, e la pretesa svolta solidarista che gua della guerra al caporalato, scusate, annunciata ieri dai ministri Calderone, Lavoro e Lollobrigida Agricoltura, pensando di interpretare in una direzione e nell'altra il sentimento, l'impressione generata nell'opinione pubblica, ora dalla crescita degli sbarchi, ora dalle morti in mare o sul lavoro.
Appena 20 giorni fa il governatore della Banca d'Italia, Panetta, aveva criticato un approccio così superficiale a un problema reale come quello dell'immigrazione, ricordando come ormai siano frequenti le richieste degli imprenditori di aumentare il numero delle regolarizzazioni e semplificare le procedure. Monito caduto nel vuoto in piena campagna elettorale, ma ora che un disgraziato che aveva perso un braccio in un incidente è stato lasciato morire dissanguato dal suo, chiamiamolo così, datore di lavoro. Ecco, il governo correrà alla ripari, o almeno tentare di non perdere la faccia. Al centro di tutto però resta l'incapacità di scrivere leggi che funzionino e che non siano fondate sull'emozione del momento. Come solo per ripetere un esempio, il decreto Cutro, che ha svelato i suoi limiti fin dal primo giorno di efficacia. O come per fare un altro, la riforma delle autonomie differenziate, sulla quale già si annuncia il prossimo passo di lato, o una futura marcia indietro. E direi che per il momento ci possiamo fermare qui. Alla prossima.